passiamo all'ulteriore step, come vi dicevo stamattina, come abbiamo già intravisto, Savigliano è dotata di una delle piazze più belle del Piemonte e non solo, e da alcuni giorni c'è una webcam che fa vedere al mondo intero, perché no, questa bellissima piazza, ma è non solo una webcam che serve a guardare quanto è bella la nostra piazza, ma sicuramente serve anche dal punto di vista meteorologico. Allora, per parlare della webcam vogliamo invitare le due persone che sono qua con noi, Andrea Coletti, che ci raggiunge, no, benvenuto, ti do anche il microfono, e poi il signor Mandrile, che abbiamo lo stesso cognome ma non siamo parenti, benvenuto. Allora, una webcam su Savigliano, ce n'era già una che però non era, diciamo, meteorologica e puntava a Piazza del Popolo, che non è proprio il massimo come estetica. Adesso ne abbiamo una che non solo punta la piazza, il nostro salotto cittadino, ma che dà anche delle informazioni. Allora, presidente dell'ente manifestazioni, e quindi sentiamo l'ufficialità. Sì, buongiorno a tutti. Siamo alla 34esima edizione della Fiera della Meccanizzazione. Questo è il primo l'antipasto, degli eventi, l'ottimo antipasto. L'esordio, e peraltro che esordio, io devo dire che in fase organizzativa mi ero molto preoccupato del fatto che ci fosse adesione, partecipazione, perché comunque il sabato tutto il giorno non è facile far convergere un pubblico interessato, invece vedo che la cosa... Stamattina era ancora più pieno. Quindi... Io stamattina invece lavoravo. Sì, comunque, ecco, questo è un ottimo inizio per la fiera. A proposito della nuova webcam, devo dire che la cosa più interessante, al di là del fatto che appunto il salotto di Savigliano è perfettamente inquadrato, è la sinergia pubblico-privato, cioè la sinergia tra aziende private, mi permetto di dire aziende giovani e fortemente innovative, che in sinergia col pubblico riescono a dare dei servizi a valore aggiunto per i cittadini. E un'azienda protagonista di questa innovazione, di questa webcam, è proprio la Techno World di Alberto Mandrile. Techno World, che si è occupata della parte tecnica. Di installare questo occhio elettronico, chiamiamolo così, perché di questo si tratta, diciamo. Vabbè, io ho l'onere e l'onore di rappresentare un'azienda, la Techno World. Ringrazio intanto il presidente dell'ente manifestazione, ringrazio Datameteo e il comune di Savigliano per questa opportunità. Noi da anni, la nostra azienda si occupa di soluzioni informatiche innovative, quindi tutto quello che oggi si vede un po' installato in giro, che ha la parvenza di un sistema elettronico, in realtà è un'integrazione informatica, quindi parla con internet, sempre connessa a un sistema informatico, quindi a un computer. Non mi dilungo oltre per non entrare troppo nel dettaglio tecnologico, ma appunto questa webcam è l'ultima di una ormai lunga serie che da 8 anni a questa parte noi tutti gli anni investiamo parte del nostro profitto nell'installazione di webcam e totem multimediali per rafforzare l'immagine del territorio e renderla a livello globale, quindi su internet. Difatti questa webcam la potete vedere su meteopiemonte.com, che è il sito principale del meteo, curato da, oltre che il collaboratore amico Gabriele di Data Meteo, e su Infogate, che è un portale che è nato proprio per dare informazioni sul territorio, quindi potete trovarlo sul web o dagli svariati totem multimediali che sono sparpagliati sul territorio. Quindi Savigliano con questa bellissima immagine entra in questo elenco di webcam. Ecco, abbiamo dei dati sotto che magari non tutti, almeno da là non si vedono, dati che non sono solo appunto Savigliano, l'ora, cioè, c'è qualcosa di più, immagino che possa servire.
Io magari in merito ai dati lascio un attimo la parola a Gabriele che ci spiega meglio quello che è la parte, diciamo, legata alla stazione meteo di cui se ne sono occupati direttamente. Sì, praticamente l'anno scorso, ricordate, qui alla terza giornata di meteorologia abbiamo presentato la stazione meteo che è stata installata nella zona industriale di Savigliano. Questa stazione è utilizzata per consultazione di tutte quelle che sono le grandezze meteorologiche e soprattutto anche dal settore tecnico del comune, che in caso di precipitazioni forti ha a disposizione un pluviometro professionale per riuscire a manovrare quelle che sono le aperture dei canali al fine di cercare di contenere quelle che possono essere eventuali piene, visto che in Savigliano passano diversi canali e dei fiumi, quindi questa è una realtà sulla quale il problema idrogeologico è molto sentito. I dati che sono rilevati dalla stazione meteo vengono plottati direttamente all'interno della webcam, quindi oltre a vedere l'immagine ci sarà la temperatura in real time, l'umidità e gli altri dati che sono possibili plottare in fondo alla webcam. Okay, quindi anche l'opportunità magari per dare un'occhiata a Savigliano per un savigliano che è fuori può essere sicuramente. Allora io niente, concludo ringraziandovi e vi invito ad andare a cercare nelle webcam della provincia di Cuneo tutte quelle webcam che rappresentano il nostro territorio, e grazie alla sinergia di tutte queste località di pianura e di montagna, non dimentichiamo tipo la webcam di Santana di Vinadio che fa circa 35.000 visite alla settimana da tutto il mondo, località in quota, santuario più alto d'Europa in tempo reale, quindi affascina a tutti quelli che dal nostro territorio acquisiscono questa informazione che non è solo meteorologica. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie mille. Speriamo che presto anche la nostra webcam locale possa raggiungere questi numeri, sarebbe sicuramente positivo.